che negli ospedali comandavano loro. È presente la mafia, è la stessa cosa. Siamo a Cagliari e il racket delle camere mortuarie i carabinieri l'hanno scoperto grazie alle denunce di questo ragazzo. Anche lui è titolare di un'agenzia funebre, ma ha deciso di non piegarsi ai ricatti degli addetti alle camere mortuarie, i cosiddetti necrofori. Pretendevano le mazzette per garantire i servizi funebri e accelerare la burocrazia delle sepolture. 150 sono gli indagati, ma in 20 sono stati arrestati. I dipendenti dei 5 principali ospedali della città e anche titolare di alcune agenzie. Ma tu ti sei reso conto che non riuscivi più a lavorare? Sì, certo. Ci mancherebbe. Io negli ospedali lavoro meno che nelle abitazioni. Una volta mi hanno chiesto i soldi. Lo fanno tuttora. Secondo me fra 2 mesi rinizia tutto. È così la prassi. Su quello che accadeva nelle camere mortuarie i carabinieri hanno indagato per 2 anni. Ecco le immagini delle telecamere nascoste. Lo scambio di denaro tra titolari delle pompe funebri e necrofori era continuo, anche di fronte ai cadaveri. Le agenzie che sottostavano a questo tipo di induzione avevano dei canali privilegiati e il più delle volte, laddove i familiari chiedevano un'indicazione per un'agenzia funebre, appunto venivano indirizzate proprio verso queste agenzie. Entriamo al Brozzo, il più importante ospedale della città. I vertici dell'azienda avevano ricevuto una denuncia e si erano preoccupati di consegnare un vademecum ai dipendenti. Un mansionario del necroforo, tutto ciò che deve fare il necroforo e tutto ciò che invece è vietato. Non avevate però controllato che rispettassero le regole? Chiaramente non 24 ore su 24, perché noi non ci possiamo essere. Qui invece siamo all'ospedale Marino, nella zona del Poeto. Il necroforo di turno fa finta di non sapere nulla. Sono qua solo per coprire un turno. Gente che non c'è. Ah, ho capito, ma i suoi colleghi le avevano mai parlato di questo sistema? Io con i miei colleghi non ho mai avuto a che fare. Incontriamo il titolare di una delle agenzie funebri finite sotto inchiesta. La procura lo accusa di aver pagato le mazzette, ma lui ci risponde così. Quindi anche lei è stato costretto a pagare qualche volta? No, mai. Lei non ha mai pagato? Mai pagato. E perché l'hanno messo sotto indagine? Ci sono delle indagini in corso, non si sa. Ma qualcuno gli ha mai detto per fare servizi bisogna pagare? Mai, da nessuna parte, mai. E come è stata spiegata questa inchiesta? Non lo so.